La seconda posizione, attenzione, per Letizia Marchetti. Complimenti Letizia, la seconda piazza per te. La pilotessa di Civita Castellana, seconda piazza per lei, vince un treno di gomme Nassler e una cassa di olio Castrol. Vince la categoria Open Cosimo Di Vicaro. Complimenti Cosimo, pilota pugliese, da anni iscritto al Jet National Club, viene premiato da Tony Elias, prima posizione. Cosimo vince, oltre alla coppa, una tuta di pelle offerta alla Virtus, un cavalletto, una poltrona Dunlop e una cassa di olio Castrol al quattro tempi. Allora, nel frattempo che deve ricevere la stagione anche? Assolutamente sì, c'è anche una carina in vetro resina offerta dal nostro sponsor Moto Special, di Giuseppe Patti. Assegnetto, diciamo, quindi assegnone. Allora, foto di rito, scattate, e Cosimo, quindi una stagione alla grande, perché tu sei andato, direi, sempre sul gradino più alto del podio. Sì, diciamo, fa sempre piacere vincere questo profilo, anche perché io vengo da una terra dove praticamente i circuiti non ci sono, quindi diciamo che a Valle Lunga è diventato il mio circuito di casa. È stato un vero piacere competere con Letizia, che è diventata veramente forte. Ho sentito quello che gli è successo ultimamente, che non hanno accettato l'iscrizione, però se continuano anche questo passo, neanche al mondiale l'accetteranno. Sono veramente contento. Complimenti, quest'anno cosa fai? Quest'anno farò il circo, Superbike e la Mazzetta. Bocca al lupo allora. Grazie. Allora, io voglio approfittare appunto della presenza di Letizia qui, intanto per farle i complimenti per questa seconda posizione e poi anche per chiederle lumi proprio su questa cosa che ha fatto tanto parlare di te in questi giorni. Sì, purtroppo, diciamo, nel senso che è uno spiacevole evento che si è venuto a creare, nel quale io pian piano vorrei, ecco, che non se ne guardasse più, insomma. Però sono contenta perché a questo punto, se gli altri ragazzi non mi volevano un trofeo, è perché probabilmente sono troppo forte, quindi a questo punto è solo una lusinga. E quindi effettivamente ormai sei una pilota professionista e questo trofeo invece è parte dell'iscriverti, è un trofeo riservato invece ai piloti amatori. Beh, è quello che insomma è stato poi dato come versione. Quindi Letizia, cosa fai quest'anno? Quest'anno faccio National Trophy di nuovo, provo a rivocare il obiettivo dimostrato lo scorso anno. E hai vinto, ricordiamo. Sì, infatti grazie al mio team di Presidio Comune abbiamo vinto il Trofeo National Trophy di Superbike e faccio di nuovo il Mastercard, quindi sicuramente anche il Trofeo del Centauro, visto che sono in concomitanza, faremo anche quello, poi io voglio restare vicino a casa. Attenzione ragazzi, quindi. Via di tutti i marchetti, complimenti Letizia e complimenti a tutti voi. Allora salutiamo i piloti della classe Open del Trofeo Centauro di Montreggi, li ringraziamo. Ringraziamo anche Andrea Petricca, Tony Elias e Giancarlo Falappa, per loro un riconoscimento speciale. Aspetta, Giancarlo deve andare, non scappare. Diamo un riconoscimento. Vediamo anche tutti un passo più avanti, così siamo più a favore degli obiettivi. Tony, siamo tutti un passo avanti. Allora il presidente del Giant Men's Moto Club, Claudio Gregori, consegna un riconoscimento a Tony Elias. Anche ad Andrea Petricca, team manager romano di una squadra romana come Red Devils. Tony! E a questo punto l'ultimo riconoscimento ovviamente al leone di Chiesi, Giancarlo Falappa. Ringraziamo ancora questi tre personaggi. Vi chiedevo di rimanere con voi però. Se volete sì, perché abbiamo l'ultima ambientazione assoluta. Chiedo un attimo Andrea di presentare.
Chiameresti però i primi tre classificati della sottoclassifica Metzler della 600 Stock, 600 Open e Open, appunto il trofeo del Centauro 2013. Terza piazza della 600 Stock per Alessandro Celestini. La seconda posizione per Dinita. E ovviamente premio Andrea Cavalli, ex pilota, possiamo dirlo, ma adesso a tutti gli effetti uomo Metzler. Complimenti di Rito. Seconda piazza appunto per Damiano Dinita. E vince la classifica Metzler Paolo Arioni. Quindi un plane per il pilota romano che si porta a casa la 600 Stock Trofeo Centauro 2013 e anche la classifica Metzler della 600 Stock. Premiata ancora una volta da Andrea Cavalli. Foto di Rito. C'è anche ovviamente da parte del motoclub un riconoscimento per il terzo classificato della 600 Stock, Alessandro Celestini. Secondo classificato Damiano Dinita. Vado a piano piano a elencarvi che cosa vincono. Alessandro Celestini, tu vinci una gomma anteriore della Metzler. Damiano Dinita come seconda piazza una gomma posteriore della Metzler. Per quanto riguarda Paolo Arioni, oltre a quei premi che ti ho detto prima del trofeo Centauro, vince anche un treno Metzler e una felpa offerta appunto dalla Metzler. Perfetto. A questo punto ringraziamo i piloti e andiamo alla prossima categoria, che è quella della 600 Open, dove il terzo classificato, quindi ricordiamo classifica piloti con Mati Metzler, è Manzo. Seconda posizione per Tartaglia. Ti ho premiato io, forse è meglio che ti premia lei. Ricordo Michele Manzo, terzo classificato della 600 Open, vince anche la gomma anteriore della Metzler, oltre al riconoscimento da parte della motoclub. Seconda piazza appunto per Alessio Tartaglia, che vince la gomma posteriore della Metzler, sempre premiato da Andrea Cavalli. Ah, tu dai. E la prima posizione per Di Simone. Numero 7 Di Simone, incredibilmente ancora sul podio. Marco Di Simone appunto vince un treno di gomme Metzler e una felpa offerta dalla Metzler più un riconoscimento. Vai. Foto di Rito. E poi si passa alla prossima categoria. Grazie ragazzi, classe 600 Open. Ed ultima soprattutto. Grazie Michele, grazie a tutti. È la classe Open, piloti con Mati Metzler, la terza posizione per Marmotta. La seconda per Brignola. Lorino Brignola. Pluricampione italiano della categoria Superbike, che però non vediamo. E vince, invece l'abbiamo visto prima, per la classe Open, piloti di Mati Metzler, Petruglio. Piero Petruglio con 571, terzo classificato della classifica Open del trofeo Centauro 2013 e vincitore della classifica Metzler. Viene premiato da Gentil Donzella, offerta ovviamente dall'autodromo di casa del Gentleman's, ovvero la Vallelunga. Piero, tu vinci ovviamente oltre al riconoscimento da parte